serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga, e benvenuto per chi è nuovo nel canale. Oggi vi porto l'after patch della duplicazione in solo, ragazzi. In questa maniera dovremmo riuscire a farla tutti. Fatemi sapere nei commenti se c'è ancora il bug del CEO. Comunque sia, iniziamo con i requisiti, ragazzi. Nel primo slot ci deve stare la IC, quindi il veicolo da duplicare. Nel secondo slot, ragazzi, che voi ora non lo vedete perché l'ho appena comprata, ma ci deve stare una LG, comunque sia, il veicolo da sacrificare nel secondo slot. E nel terzo slot, ragazzi, dovremmo avere un terzo veicolo, diciamo, da sacrificare, che ci donerà la targa. Quindi non servirà la targa personalizzata e potremo vendere più macchine del solito. Quindi, ragazzi, a questo punto iniziamo con il glitch. Saliamo sulla IC, schiacciamo freccia sinistra ed entriamo dentro l'Avenger per fare la modifica, ragazzi. Una volta infatti che siamo all'interno dell'Avenger, facciamo una qualsiasi modifica, raga. Dopodiché possiamo pure fare esci dall'Avenger e torniamo al punto di partenza dentro la base operativa. Una volta che saremo dentro la base operativa, non ci resta altro, raga, che risalire sulla ISI e uscire dalla base con la ISI. Una volta che saremo fuori dalla base operativa, scendiamo dalla ISI e la mandiamo al deposito, ragazzi. Adesso ascoltatemi bene, dovete richiamare un qualsiasi veicolo che non perdete, state tranquilli, che sta in un garage, in qualsiasi garage. L'importante è che non provenga dalla clubhouse o dal nightclub, ragazzi, perché ho notato che crea dei problemi. Quindi a questo punto io mi richiedo un veicolo che avevo nel garage dell'Eclipse Tower e una volta che arriva, raga, lo porto dentro la base in modo che mi dia il messaggio di sostituzione, perché la base operativa è piena, ragazzi. Quindi a questo punto andiamo a sostituire non la prima, non la seconda, non la terza, ragazzi, ma dalla quarta macchina in poi, perché quei tre slot ci servono per duplicare. Vado a sostituire quindi io il Barrage, ragazzi, che avevo nel quinto slot. Dopodiché vado di nuovo sulla ISI. Una volta che sono sulla ISI, ragazzi, aspettate che si accendano i motori. Dopodiché spammate freccia sinistra per entrare dentro l'Avenger. Dopo un breve caricamento, raga, saremo dentro l'Avenger a piedi senza il veicolo. Se siete spawnati a piedi senza il veicolo, vuol dire che state facendo tutto correttamente. A questo punto, raga, non vi resta altro che andare dalla porticina che sta in fondo all'Avenger e vi comparirà in alto a sinistra questa frasina qua: entra nell'abitacolo. Voi cliccate su quella frasina lì e non succederà assolutamente nulla. Ci sarà questo lampo, dopodiché dobbiamo aspettare qualche secondo che ci butterà fuori dall'Avenger e poi dalla base. Se dalla base non vi butta fuori, raga, uscite voi a piedi. PS, volevo ricordare una cosa che mi sono dimenticato all'inizio del video, scusatemi, ragazzi. Bisogna possedere il CEO con almeno un garage che abbia 19 macchine e un posto libero, ragazzi, è fondamentale. Comunque, una volta che ci avrà cacciato fuori, o se non vi ha cacciato fuori siete uscite voi, ragazzi, dovremo andare appunto al CEO. Ci potete andare o con un veicolo speciale, quindi un Buzzard o uno Sparrow, oppure vi fate il teletrasporto. Se fate il teletrasporto, c'è un piccolo difetto che vi dico a fine video, quando andremo a salvare la macchina. Quindi io mi sarò teletrasportato, ragazzi, vicino al CEO, dopodiché mi toccherà rubare una macchina del civile, una qualsiasi macchina, ragazzi, è indifferente. Una volta che avete rubato la macchina, siete sulla macchina, aprite il vostro telefono e andate a chiamare tramite il meccanico nella base operativa il secondo veicolo che stava nella base, quindi la LG che andiamo a sacrificare, ragazzi. Una volta che vi siete richiesti il secondo veicolo, cioè la LG che state sacrificando,
potete aspettare qualche secondo e quando siete sicuri che è spawnata, ora vi faccio vedere che è qui dietro di me, possiamo entrare all'interno del CEO, del piano dove manca un veicolo, quindi 19 posti su 20. Vi dovrà fare questa animazione e non vi dovrà dare quella di sostituire il veicolo. Quindi una volta che staremo entrando all'interno si buggerà il signore e una volta che si è buggato tutto saremo dentro la base operativa. Se a questo punto a voi non vi succede il bug di entrare dentro la base, raga, non state a provarci 15 volte perché vuol dire che il vostro account non funziona con questa duplicazione. Quindi una volta che siete spawnati alla base attendete quei 4, 5, 10 secondi che vi sparisce in inizializzazione lì in basso a destra, dopodiché salite di nuovo sulla ISI, ragazzi. E ascoltatemi bene qua, questo passaggio è fondamentale, se no si blocca il glitch. Quindi fate freccia destra per fare una modifica e dovete fare una qualsiasi modifica, è indifferente. A questo punto fate esci dal veicolo, raga, lo slot centrale, vedete questo qui. Perché se no non funziona il glitch. E una volta che scenderete dal veicolo vi girate e sbada bam, raga, avremo duplicato la ISI. Se avete la targa personalizzata potete fermarvi qua e vendete con le due macchine ogni 30 ore, perché le targhe sono uguali, quindi con la targa personalizzata potete venderne un paio in più. Se no ragazzi fate così, se volete cambiare la targa salite sulla terza LG che sta nel terzo posto, fate una modifica qualsiasi, ragazzi, dopodiché anche qui attenzione, bisogna fare esci dal veicolo, è fondamentale. A questo punto risaliamo sulla LG e una volta che siamo sulla LG, ragazzi, non ci resta altro che uscire dalla base. Quando usciremo dalla base in automatico cambierà la targa, ragazzi, quindi abbiamo fatto la duplicazione, non ci resta altro che salvare il veicolo. Per salvare il veicolo dobbiamo aprire il menu interazione, ragazzi, andare su ucciditi e ci dobbiamo suicidare. A questo punto possiamo tornare a prendere la nostra ISI, ragazzi, e chiamarci il COM in modo tale da portare la ISI nel COM. Vi voglio dire un'altra cosa, il COM tenetelo vuoto, ragazzi, perché se no, se avete un mezzo all'interno quando andate a fare la sostituzione perdete il veicolo, io non l'ho più trovato, pazienza. Quindi mi raccomando, COM vuoto. A questo punto, ragazzi, una volta che siamo arrivati qua possiamo salvare il veicolo. Non guardate questa schermata perché io ho fatto danno, ma a voi non ve ne frega niente. Una volta che avete infilato la ISI all'interno del COM, se volete continuare a duplicare dovete ascoltare lo zio Savix, perché questo glitch è balordo. Quindi la seconda LG che stava nel terzo slot, regà, mi raccomando, fondamentale, la dovete sovrascrivere con un'altra LG, perché se continuate a duplicare voi in quella maniera andate a mettere sempre la stessa targa sulla ISI e quindi non cambia un cazzo. Quindi mi raccomando, andate sul sito e sovrascrivete la terza macchina, quindi la seconda LG che sta nel terzo slot, con una nuova. In questa maniera la targa sarà sempre diversa e le vostre ISI avranno sempre targhe diverse, quindi non avrete problemi di targhe uguali. La seconda non me ne frega niente perché è solo un mezzo che ci permette di sostituire la macchina. Io spero che i miei video vi piacciono, se vi sono d'aiuto, regà, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete, iscrivetevi a tutti i miei canali di Telegram, se giocate di Xbox, se giocate la Play, ne ho un sacco affiliati, e sbada bam, regà, alla prossima!